Salve a tutti amici, un saluto al vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Eccoci qua ragazzi, altro video richiesto da voi. Parliamo di Marco Ur, cioè non so come si pronuncia il nome di questo ragazzo e andiamo a vedere un po' se secondo me è natural o no. Quindi vedo che lui fa molti video, come dire, dimostrativi per parlare di quello che fa. Come al solito ragazzi, questi sono video assolutamente non di dissing, non mi interessa, io do solo una mia opinione, poi ognuno la pensa come gli pare. Certamente se venite a scrivere corbellerie sul mio canale io le levo, perché non è così. Vedo che lui qua c'ha già tanti titoli di studio, quindi già quando vedo tutti questi titoli di studio è diverso dal vedere uno che c'ha solo il fisico e vende integratori e parla di palestra. Questo è già uno che ha studiato, alla fin fine fa piacere. Quindi ripeto, uno che c'ha il titolo di studio sicuramente è più affidabile di uno che non ce l'ha. Come al solito, prima di partire iscrivetevi al canale, se volete lasciate un like, e ai livelli di abbonamento trovate i miei consigli di allenamento. Allora andiamo a vedere. Infatti sono tutti video che su sto PC a me mi si bloccano. Allora andiamo a vedere qua un po' il fisico suo. Ma ragazzi, ma fisicamente sta messo bene, bellissimo addome, bella definizione, ma a me non mi sembra nulla di... Come posso... Non mi sembra un fisico dopato. Boh, mi sembra un fisico assolutamente raggiungibile in maniera naturale, molto definito, sì, ma se uno fa la dieta e si impegna ci arriva a quel livello di definizione, eh. Andiamo a vedere qua sotto qualche altro video. Ma ragazzi, non mi sembra un fisico dopato questo qua. C'è una grande definizione, ma chiaramente sarà pure un po' tendente lui a stare in forma. Certamente uno può di sì, però corrà magari, questo sta tirato sempre. E vabbè raga, ma ci sta chi ci riesce, ci sta chi ha il metabolismo veloce, ci sta chi si riesce a definire in un attimo. Vedendolo così non mi sembra neanche troppo enorme, quindi alla fin fine sia d'altezza che di peso, magari uno che ha una buona tendenza a riuscire a rimanere snello, e ci sta, dobbiamo pensare che tutti quanti, cioè io purtroppo sono molto tendente all'ingrasso e amen, e questa è. Ottimo corpo, ma un corpo ragazzi che secondo me si raggiunge tranquillissimamente al naturale. Non vedo nulla che è così impressionante. Livello di masse, di volumi, boh. Semplicemente un fisico tirato, ma un fisico raggiungibilissimo. Poi, se lui usufruisce di qualcosa per mantenere la definizione in qualsiasi modo, in qualsiasi ambito, quello lo posso... Lo potrei anche concepire, ma non posso darvi la certezza. Io vi dico, la grandezza che c'ha questo qua è una grandezza che si può raggiungere tranquillamente. Anzi, io nella mia epoca d'oro ero molto più grosso di lui. Fa vedere tutti questi esercizi. Sì, raga, molto definito, bel fisico, definito. Però secondo me lui è anche tendente a crescere poco, vi dico pure questo. Secondo me non è uno di quelli che mette massa molto facilmente. Io credo che sia uno che... molto tirato, ma che di base poi all'ingrasso violento fa fatica. Al contrario di uno come me, per esempio, sono uno che mette massa velocissimamente, però poi di base per levarla è un casino. Lui invece mi sembra il contrario. Ragazzi, non mi sembra un fisico assolutamente dopato. Assolutamente. Molto atletico, si vede che è uno che si impegna ad avere un bel atletismo. Ma raga, ma se sta così è una fortuna. Stare in questa condizione è sicuramente una fortuna, perché di base, vedi... lui magari fa molta meno fatica a definirsi, ripeto, però probabilmente non raggiunge poi quei volumi enormi, perché guardiamo qua, raga, non ha un fisico enorme, per esempio a livello di braccia non è enorme, a livello
di schiena non è enorme, vedete, ottimo fisico, molto definito, però a livello di masse totali è un po' deficitario anche per un natural. Cioè, conosco natural molto più grossi. Poi dipende, quello che uno magari lui non si interessa neanche, dice no, a me mi interessa rimanere tirato e va bene. Cioè, ognuno fa la sua, fa le sue scelte. Però, boh, molto tirato, ma assolutamente naturale. Molto, molto tirato, ottima definizione. Qua il discorso è, si può rimanere tirati così per tanti mesi? Raga, questo è il discorso. Là non posso dire con certezza no. Io non ci sono mai riuscito. Secondo me, se sei portato ci puoi anche riuscire. È dura, perché vedete, questo c'ha un livello di definizione ottimo per tutta l'anno. È dura. Però non è impossibile. Non è impossibile. Poi chiaramente, sicuramente lui sarà attento alla dieta, farà allenamento specifico, questo è sicuro. Ma di base, ragazzi, non vedo nulla molto snodato. Vedete qua, fa la spaccata. Cioè, si vede che è uno che si allena e fa la spaccata, non è che la fa chiunque. Si vede che comunque sia, è uno che si allena, però vede pure la massa e le gambe, non è niente di sconvolgente. Nulla di sconvolgente. Sono gambe assolutamente di un natural. Molto tirate, ma di un natural. Peccato che non fa mai delle pose da bodybuilding, dove si vedrebbe ancora meglio il livello fisico che c'ha. Fa sempre molto esercizio e poche pose. Ma raga, dai, su, quello che dovevo vedere l'ho visto. Non vedete qua, gran dorsale. Vedete, ottima definizione, però non è molto ampio, non è che c'ha questi dorsali così larghi. Vedete, ottima definizione, ottimo sviluppo dorsale, però guardate qua, non sono molto ampie. Quindi vi dico, quello che vi dicevo prima, c'è una buonissima genetica, una buonissima definizione, ma non ha quella massa che possono avere anche altre persone natural senza prendere steroidi. Io per esempio ho una schiena molto grossa e che si allarga molto. Allora, ragazzi, andiamo verso la conclusione. Sì, per me è natural, assolutamente. Un atleta natural, ma non penso neanche che prenda nulla per la definizione. Secondo me lui è proprio così di natura, si riesce a tenere, chiaramente sarà pure un po' attento, però di base riesce a tenere un'ottima definizione per tanto tempo. Vedete pure qua il tricipite, non è che te tutto questo tricipite così enorme. C'è un bel fisico, abbastanza completo, però vedete, muscolarmente non è abnorme, eh. Bel fisico, dai, bel fisico, molto definito, sì, secondo me questo è un atleta natural, questo è il mio pensiero. Fatemi sapere che ne pensate e ci vediamo nei prossimi video.